Un saluto melagodiano a tutti, io sono Atomic Machine, ma potete chiamarmi anche Yem, ed oggi volevo parlarvi della capacità dei videogiochi. La capacità dei videogiochi. Cosa intendo dire con capacità dei videogiochi? Ebbene, negli anni passati vedevamo i videogiochi come fonte di divertimento, come passatempo, come una cosa nuova da provare, una cosa virtuale ma mai vista prima nel mondo. Questi videogiochi si espansero in tutto il mondo in pochissimo tempo, avendo un successo enorme. Man mano che crescevano, cresceva oltre alla loro qualità anche la loro capacità. Per i primi anni delle console, dove i giochi erano ancora in fase di sviluppo, si pensava ad un videogioco dove si interpretava una storia, si vivevano avventure, si dovevano completare livelli oppure risolvere enigmi. Mentre si sviluppavano i videogiochi, dall'altra parte si sviluppò anche la connessione o rete internet, diventando sempre più veloce e potente. Le aziende di videogiochi si accorsero dell'enorme successo che ebbero e vollero sperimentare un'idea nuova con la nuova rete internet, che univa i giocatori di tutto il mondo, il multiplayer. Ebbene sì, questa nuova modalità consisteva nel riunire tutti i giocatori del mondo in server dedicati al gioco online. Questi si dividevano in stanze o partite, dove una squadra composta da giocatori da varie parti del mondo doveva battersi contro un'altra squadra composta anch'essa da giocatori provenienti da altre parti del mondo. Da qua, con lo svilupparsi della connessione e delle console, vedendo il successo dell'idea precedente ed il quasi perfetto funzionamento, LAG! Ebbero un'altra idea, quella di parlare mentre si giocava, i così chiamati gruppi di chat vocale. Attraverso essi si stabilirono molte amicizie, ma non solo nelle console, anche nel PC che adottarono la stessa idea. In pochissimo tempo tutto il mondo venne a sapere del gioco online. E voi vi starete chiedendo: ma Yem, cosa c'entra tutto questo con la capacità dei videogiochi? Ebbene, senza di essi non ci sarebbero state quelle amicizie, quelle ore libere a spassarsene un po' divertendosi, quelle emozioni che ci hanno trasmesso quei giochi pieni di colpi di scena e trama emozionante, quelle incazzature dei livelli impossibili da superare, e sì, perché no? Anche quegli spaventi di giochi horror che a noi piacciono tanto. E come ben sappiamo, senza di essi non sarei di certo qua a raccontarvi tutto questo. Quindi, se la capacità dei videogiochi è proprio questa, quella di unire le persone, perché in fondo un videogioco è un collegamento alla fine, un collegamento tra più persone. Ha creato canali, community e sta popolando la maggior parte di YouTube. Ma ora sono io che vi chiedo una cosa: come può questo, più questo, essere diventato questo?